Tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad Adromide Unboxing. Quest'oggi proseguiamo con i prodotti ricevuti da Rocket e Turtle Beach, che ringraziamo nuovamente, con la tastiera da gaming di tipo meccanico e rotolazione RGB Rocket Vulcan 121 Evo. Partendo dalla confezione, che in questo caso abbiamo una confezione molto elegante e classica. Classica immagine illustrativa della tastiera con la sua meravigliosa retroiluminazione RGB nella parte frontale. Troviamo nella parte superiore un adesivo che ci ricorda l'adozione di switch speed di colore rosso, quindi sono lineari, e layout di digitazione americano. Nel retro della confezione troviamo altre due immagini illustrative della tastiera e anche un esploso dei Rocket Titan Switch che sono presenti e vengono integrati appunto in questo modello di tastiera meccanica di Rocket. Ho qualche altra informazione in diverse lingue tranne l'italiano, le specifiche tecniche riportate nell'angolo a destra. Nella parte superiore della confezione nuovamente la tipologia di switch che sono dei lineari rossi e il colore ash black. All'interno della confezione troveremo un quick selection guide che in realtà è una sorta di poster, anzi è un poster di medie dimensioni del brand Rocket, come possiamo osservare. Potrete eventualmente incorniciarlo in un quadretto e appenderlo nella vostra camera o nella vostra gaming room. Troviamo anche le informazioni per lo smaltimento del prodotto ed infine tre adesivi Rocket, di cui due quadrati e uno rettangolare più grande da poter applicare dove vorrete. A seguire troviamo il poggiapolsi che accompagna la tastiera, un poggiapolsi abbastanza come dire, robusto, seppur realizzato in plastica, con una superficie e finitura leggermente rugosa che dovrebbe prevenire la formazione di impronte di tipo ovviamente magnetico. In questa parte è presente un magnete che ci permetterà l'aggancio quanto più immediato e facile alla parte inferiore della tastiera. Nell'angolo in basso a destra troviamo il logo di Rocket, nel retro del poggiapolsi troviamo due serie di gommini su due file, diciamo, che in realtà sono sei, sono tre per lato. A seguire, ed infine, troviamo la tastiera stessa che è la Rocket Vulcan 121 Emo. Eccola qui. Come possiamo osservare, classico design, molto elegante, colorazione total black, un po' come tutte le periferiche da gaming in commercio. Layout di digitazione abbiamo già detto essere americano, ce ne possiamo accorgere sia ovviamente dall'adesivo presente sulla confezione, dalle informazioni sulla confezione, quindi a scatola chiusa, sia ovviamente dal tasto invio di forma rettangolare. La Vulcan 121 è dotata di 4 tasti profilo in cui memorizzare le nostre personalizzazioni che potremo effettuare tramite il software di gestione Rocket Swarm che abbiamo già visto con il Keyin 120 Emo. A seguire la possibilità di avviare, credo, risorse del computer, il browser per la navigazione web, il client di posta, calcolatrice, F9, F12 e la riproduzione delle tracce sonore, quindi skip indietro, skip avanti, play, pause e lo stop. Ancora la game mode per disattivare il tasto Windows e quindi evitare di tornare sul desktop durante le sessioni di gioco. Troviamo al di sopra delle freccette direzionali una suite, passateci il termine, di tasti per la memorizzazione di macro on the fly, quindi da M1 ad M6. La tastiera è dotata di una memoria onboard, quindi potremo ricordare tramite software di gestione e poi salvarle nella memoria della tastiera. A seguire troviamo in controluce e la serigrafia del logo Rocket, tre tasti che ci permetteranno di mutare, aumentare, scusate, mutare, ritornare al volume e con questa rotellina molto pratica,
con step molto decisi di aumentare e diminuire il volume, e FX dovrebbe essere, per quanto riguarda l'attivazione, se non sbaglio, la disattivazione totale della retromiazione RGB. Ovviamente vi faremo sapere meglio nella recensione scritta. Il tastierino numerico è presente in quanto è una tastiera full layout, come abbiamo già visto. Nella parte inferiore sono presenti LED quali caps lock, lock, scusate, num lock, print scroll e quant'altro. A differenza di altre tastiere, li troviamo nella parte inferiore del tastierino numerico e non nella parte superiore, che è appunto adibita e è stata presa in prestito da questi tasti, che sono, come possiamo vedere, abbastanza decisi nei loro click. Prima di passare nel retro della tastiera, possiamo osservare anche il plate in alluminio satinato che accompagna la Vulcan 101 AIMO, per appunto irrobustire, rendere più robusta la tastiera stessa, sempre per una questione di eventuali lunghe sessioni di gioco e per stabilizzare anche gli switch stessi all'interno del PCB. Passiamo nel retro della tastiera, troviamo classica superficie chassis in plastica. Nei bordi, diciamo nel contorno superiore e perimetro superiore, troviamo una finitura lucida liscia. Il cavo è integrato all'interno della scocca. Sono presenti due classici piedini in plastica con ulteriore inserto in gomma per stabilizzare la tastiera e, una volta aperti i piedini, per agevolare il comfort di digitazione. Eventualmente, non utilizzassimo i piedini in plastica, troviamo il set di piedini in gomma che sono abbastanza sottili. In questa parte qui troviamo anche un inserto magnetico che ci permetterà appunto di agganciare il poggiapolsi alla tastiera stessa. Vediamo un chiaro esempio di ciò che stiamo dicendo. E come possiamo osservare, ci basterà davvero pochi secondi per attaccare e staccare il poggiapolsi, e quindi eventualmente, se davanti del poggiapolsi, avere un poggiapolsi durante le sessioni di gioco, eventualmente durante la scrittura di testi o utilizzo classico della tastiera. Rimuoviamo un attimo il poggiapolsi e passiamo a dare uno sguardo agli switch, che sono alla fine dei classici switch meccanici RED, quindi lineari, con un punto di attuazione di 1,4 mm, classico frame, struttura trasparente, LED nella parte superiore e classico LED RGB, con cui potremo appunto personalizzare la retromiazione per singolo tasto presente sulla Vulcan 121. Questi vengono definiti da Rocket Titan Switch. Come possiamo osservare, anche i caps hanno una forma particolare, come anche lo spessore, e possiamo osservare la fila superiore, come la struttura degli switch stessi sia esposta e lo spessore dei caps che sono integrati sopra sia davvero molto esigua, molto sottile. Rimettiamo a posto il tasto ESC. Ovviamente hanno uno stampo CRMX, quindi potranno eventualmente essere sostituiti. Passiamo al cavo, che è un classico cavo rivestito in treccia di tessuto, e il connettore USB non placcato oro, però troviamo anche in questo caso il rivestimento in plastica con riportato Rocket Vulcan riferito al modello del prodotto stesso. Completiamo di nuovo la tastiera. Con questo è tutto, rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com, dove troverete come sempre tutte le immagini dettagliate del prodotto, le nostre considerazioni, i nostri test e le nostre conclusioni. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff e ci rivediamo al prossimo unboxing.